Il rapporto con Benitez. Solo dopo potrà svelare il nome del successore che i tifosi troveranno in panchina il giorno della Befana. Massimo Moratti è sincero quando dice che Benitez è ancora l'allenatore dell'Inter e non solo formalmente. Nelle ultime ore i dirigenti e gli avvocati interisti si sono messi al lavoro per studiare la strada più vantaggiosa e meno dispendiosa per divorziare dello spagnolo, che attende notizie dal suo rifugio di Liverpool. Al lavoro anche i suoi avvocati, mobilitati dal manager Manuel García Quillón. Nessuno ci ha chiamati, ha ripetuto nel pomeriggio a chi gli chiedeva notizie, e il tono appariva sicuro. Le clausole corazzano il suo assistito. L'ostacolo contrattuale impedisce così a Moratti di ufficializzare quella che è la sua nuova scelta. Leonardo resta sempre in pole position, dopo che lo Zenit San Pietroburgo ha blindato Spalletti, inchiodandolo sulla panchina dei campioni di Russia almeno per un'altra stagione. Indirettamente un assist per Leonardo, considerato l'uomo giusto per ricostruire l'ambiente. Dovesse arrivare, Leonardo non sarà un traghettatore, perché l'Inter ha bisogno di un allenatore vero, visto che la squadra ha tutto, ora che l'infermeria si è svuotata, per rientrare nella corsa a scudetto. Anche il presidente